Una giornata straordinaria, Piazza Ranzoni gremita di spettatori, 301 coppie iscritte alla 40ª edizione della Valle in Trasca, uno scenario davvero spettacolare. Con il crollo di 3 ore e 9 minuti, la prima coppia a tagliare il traguardo, Mora Maurizio e Alberto Pini, davvero straordinari. Dietro di loro Ennio Frassetti ed Alberto Comazzi. La terza coppia, un ambitissimo terzo posto che è stato guadagnato da Mauro Uccelli e Luca Valenti. Riprendo le parole che avete appena detto adesso a Ivo, ragionevolmente primi. Come ragionevolmente? Avete fatto una gara straordinaria. Sì, una gara intelligente direi, perché non ci siamo fatti trascinare dai primi che hanno aggredito la salita, cioè per me è davvero forte, per noi penso sarebbe stato impossibile seguirli, cioè avrebbe voluto dire morire in salita. Ci siamo... Immagino che questo dà un quid in più alla soddisfazione, perché il livello è altissimo. Sì, il livello è, li conosco tutti, qua li conosco tutti. E per la verità, appunto, in salita io non pensavo che saremmo andati a riprenderli e c'erano via due coppie e dietro per il terzo posto, insomma, gli altri erano vicini, cioè c'era proprio da guadagnarsela e non pensavo. Poi però in cima alla salita non erano così lontani, sai, cominci a pensarci e dire ma sai mai, aspettiamo cosa succede. Poi c'era il tratto nuovo che hanno aggiunto, sì. La salita e soprattutto secondo me la piana successiva, la tagliafuoco successiva, dove c'era molto da correre e abbiamo recuperato la seconda coppia. O poco dopo abbiamo visto la prima, non abbiamo più capito niente. Cioè. Quando Alberto avete capito che potevate andare? Ma penso in fondo alla discesa prima della pianura. Ho visto che riuscivo a tenere un buon ritmo, perché in discesa andavo bene, loro erano in difficoltà. Il secondo poi era stanco, molto stanco, e allora ho approfittato, poi siccome si chiamava come me, quello davanti continuava a incitarlo col mio nome, io prendevo spunto e andavo anche se non ero quello citato, e poi ho capito che ero un po' preoccupato per il piano, però lui alla fine è stato bravo a stare con me e a portarmi all'arrivo, e niente, da buon gregario mi sono adeguato. Un voto a questa 40ª edizione e un voto al percorso nuovo. 10, 11. 11 non possiamo fare altrimenti. Se arriviamo 20esimo il voto sarebbe stato diverso, però essendo arrivati i primi non possiamo che dare 11. Ragionevoli anche qua. Complimenti ragazzi. Grazie. No, bella qua, una gara storica. Organizzata da Dio, si vede solamente da quanta gente c'è qua in piazza a vedere. A me mi sono innamorato 3 anni fa e speciale, bellissima. Abbiamo gestito bene la salita, la prima parte a discesa, poi abbiamo avuto problemi di crampi, abbiamo dovuto rallentare, fermarci e lì abbiamo poi messo in dubbio la vittoria. Sembrava quasi in tasca, invece purtroppo le gare così, fino in fondo non si sa mai il risultato. L'hanno allungata, ma a parte il dislivello c'è anche il chilometraggio che fa la differenza. È diventata più tecnica, nel senso che prima si faceva una gran salita e in cima si scendeva. Adesso arrivi in cima, bisogna stare un po' in cresta, salire, scendere, rientrare per una tagliafuoco. È cambiata proprio un po' la gara, è più di resistenza e infatti si è visto che abbiamo sofferto un pochettino sul finale. Comunque bravi. Alberto, qual è stato il momento più difficile di questi 35 chilometri? Gli ultimi 10 chilometri sono stati il mio calvario, con i crampi, proprio non riuscivo a fare un passo, avevo i crampi, infatti sono caduto anche 3-4 volte perché non riuscivo a alzare i piedi dai crampi e dopo però ho tenuto duro perché non si può non arrivare. Arrivare qua? Sì, infatti da pelle d'oca, quando entri in quella vieta... Senti proprio che ti sale sulla schiena un brivido che è pazzesco e bisogna onorare sempre una gara così. Innanzitutto complimenti, perché il terzo posto quest'anno era ambitissimo, quasi fino alla fine. Dici bene ambitissimo, perché l'anno scorso sono arrivato quarto per un soffio e quest'anno ci tenevo in una maniera particolare e per me è stata una gara dura, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Sono contento, stracontento, anche perché è stato un onore correre
con Mauro Uccelli, plurivincitore di questa maratona, e quindi sono più che felice, che dire, felicissimo. Mauro, eravate un gruppetto quasi fino a Cambiasca che avete combattuto lì, ma dove per voi ha fatto la differenza la gara? Io sull'ultima ora ho avuto i crampi e ho tribolato tantissimo. È stato un po' il problema di tutti. Sono già partito con quei problemi di mal di gambe e sembrava che andare in su andavo su benissimo, però ho detto buona fatta. Poi cominciavo ad arrivare vicino a Piancavallone, ho cominciato a sentire appesantirmi, comunque sono contentissimo. Una grande soddisfazione, 40ª edizione, un percorso nuovo, oltretutto un record anche di copie iscritte, incredibile. Infatti non ho mai pensato che... Io ho iniziato a farla la prima volta 18 anni fa, su 60-70 copie, non pensavo mai che arrivavamo a 300.